Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla pagina politica, dopo il buon risultato ottenuto dalla sua lista alle elezioni provinciali di Pescara, il consigliere regionale Donato Di Matteo guarda i prossimi appuntamenti elettorali ribadendo di essere da tempo fuori dal Partito Democratico e di voler costruire per questo un'area civica di centrosinistra. Vediamo l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Sono passate poche ore dalle elezioni provinciali e a Pescara c'è stata la vittoria del centrodestra, ma anche l'exploit della lista civica di Donato Di Matteo con un ottimo risultato raggiunto da Catani. Questa spaccatura nel centrosinistra di Matteo ha determinato anche indirettamente la vittoria del centrodestra. Lei a bocce ferme, a mente fredda, rifarebbe quello che ha fatto? Sicuramente, e vorrei subito partire con un ragionamento. Da 3 anni io non sono iscritto più al Partito Democratico, non riconosco più il centro-sinistra per quello che è stato prodotto negli ultimi anni e ho messo in piedi insieme ad altri una lista civica che ha un suo programma, che per la mia storia personale ritengo oggi siano più importanti gli uomini e i programmi e non tanto gli schemi di partito. Ho visto tante volte il mio schieramento politico fare cose completamente negative, contro la logica delle mie grandi battaglie e dei miei grandi movimenti ideologici. Questo partito a livello regionale è un partito padronale, con persone che non hanno capacità di essere democratici, spesso hanno dimostrato un'arroganza e una prepotenza, e io con questo tipo di sistema non ci voglio stare più. Ma in vista delle regionali e poi delle amministrative si voterà in centri importanti come Pescara e Montesilvano, la sua lista civica resterà nell'alveo del centro-sinistra? Ma non siamo più sicuri dentro il centro-sinistra. Lavoreremo nella direzione di far condividere a chi chiede una collaborazione, i nostri programmi e soprattutto per mettere a capo degli uomini che siano in grado di governare questa fase di svolta contro il dalfonsismo, diversamente dal dalfonsismo e soprattutto all'opposto del dalfonsismo. È arrivato a Lanciano per i lavori dell'Assemblea regionale il segretario di Articolo 1 MDP Roberto Speranza. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Noi partiamo un percorso nella giornata di oggi con la nostra Assemblea regionale per provare a costruire un'alternativa a chi ci governa sul piano nazionale. Salvini e Grillo sono una coppia inedita che sta portando il Paese a sbattere dal nostro punto di vista. Crediamo che dai territori possa arrivare un primo segnale in controtendenza. Quindi la nostra idea è di dare vita ad un'aggregazione di sinistra, popolare, larga, capace appunto di costruire un'alternativa. Crediamo che qui le condizioni ci possano essere e lavoriamo a questo obiettivo. Sul piano nazionale, come diceva lei poc'anzi, si grida allo scandalo soprattutto alla luce dei recenti fatti della Sicilia, martoriata dal maltempo, per quanto riguarda il condono di Ischia. Ma guardi, noi intanto in queste ore siamo tra quelli che non fanno sciacallaggio. Noi diciamo che quando c'è una tragedia che riguarda, come in questo caso, un maltempo straordinario, un'ondata straordinaria di maltempo, c'è bisogno di unirsi, non c'è bisogno di fare polemiche. Ed è abbastanza stucchevole che invece Salvini continui anche in queste ore a fare polemiche. Noi siamo perché si provi a costruire una sintonia e un'unità in Parlamento. Diciamo sin da subito che siamo a disposizione per votare provvedimenti che diano un po' di ossigeno, che diano una mano a quei territori colpiti da questa straordinaria ondata di maltempo. Al tempo stesso diciamo di cosa ha bisogno l'Italia. L'Italia ha bisogno di un grande piano verde, ha bisogno di un grande investimento sull'efficienza energetica, sulla messa in sicurezza del territorio. E purtroppo è un piano che ancora non vediamo. Quello che vediamo, ahimè, invece sono i condoni che tornano. E allora il nostro messaggio è molto netto. Noi in Parlamento ci siamo per dare una mano ai territori colpiti da questa ondata di maltempo, ma basta con la politica dei condoni, perché con la politica dei condoni si producono esattamente i risultati che abbiamo visto in questi giorni, e cioè un paese fragile e purtroppo si continua e si torna in Italia a morire di maltempo, che a pensarci è una follia, ma purtroppo è la verità.
Andiamo avanti, andiamo a Teramo. La torre della Fornace della Cona è lesionata e potrebbe crollare a breve. L'allarme è lanciato dal presidente del quartiere Domenico Bucciarelli, che teme anche esondazioni nella zona a causa del fosso di Fonte Baiano ostruito. Tania Bonici Castelli. Il presidente del quartiere Cona di Teramo, Domenico Bucciarelli, lancia l'allarme. La torre della Fornace, dismessa da anni e lesionata dall'ultimo terremoto, sta crollando. Un annuncio che ha messo in agitazione i residenti della zona e ne sono migliaia. Così il comune ha ordinato immediatamente un sopralluogo dei tecnici. A loro parere la ciminiera presenta i soliti problemi di sempre, con qualche lesione risalente al sisma del 2017, ma nessun aggravamento. Con il terremoto quella torre si è inclinata, è visibile, diciamo, basta guardarla, si vede che c'è un'inclinazione abbastanza accentuata. D'altra parte io ho fatto un sacco di segnalazioni su questo aspetto ai carabinieri del Ministero dei Beni Culturali, perché c'è un apposito reparto, ho fatto segnalazioni al sindaco, ho fatto segnalazioni ai carabinieri di Teramo, ho fatto segnalazioni ai vigili del fuoco e in più ci sono stati degli abitanti nei pressi della ciminiera che l'hanno segnalato addirittura anche alla Procura della Repubblica. Quindi non è un problema di oggi, questo è un problema di anni passati che chiaramente bisogna risolvere. Il popoloso quartiere Cona vive però una situazione molto problematica che va oltre la vecchia ciminiera lesionata. C'è ancora da dislocare la centrale Enel, i cui tralicci sfiorano i balconi dei condomini, e il fosso di Fonte Baiano da ripulire. In caso di esondazione del fiume sarebbe un vero disastro. E questo l'altro allarme lanciato da Bucciarelli. I fatti di questi giorni lo dicono, nel senso che le città sono sommerse dal fango e dai detriti. Teramo è una città tra fiumi e tra fossi anche. Il fosso di Fonte Baiano è stato ostruito completamente da una costruzione all'inizio del fosso, quindi non c'è un deflusso normale, e da alberi e cespugli, massa notevole, che impediscono il deflusso delle acque. Anche questa cosa io l'ho segnalato, perché lì si potrebbe creare una bomba di acqua, per poi, una diga diciamo, per poi diciamo, confluire sulla palazzina che è stata realizzata in maniera, credo, anche non debita. Il Forum Abruzzese dell'Acqua denuncia la grave situazione delle discariche abbandonate di Brugniti e Colle Barone a Guardia Grele. 4,5 milioni di metri cubi di rifiuti misti a terreno che stanno scivolando dentro i calanchi e poi nel torrente Laio. Vediamo insieme il servizio. Lo scandalo dei rifiuti nei calanchi e nel torrente Laio a Guardia Grele è noto dai primi anni 90. 4 milioni e mezzo di metri cubi di rifiuti misti a terreno che vanno verso valle, proprio verso il torrente. Soltanto il 31 agosto del 2018 la Regione Abruzzo ha diffidato il comune di Guardia Grele sulle discariche abbandonate Brugniti e Colle Barone, che nel frattempo sono diventate siti contaminati a tutti gli effetti. Tra gli inquinanti ci sono sostanze pericolosissime come il piombo, il manganese, l'arsenico e altre sostanze. Il Forum dell'Acqua ha effettuato un sopralluogo lo scorso 8 di agosto, trovando una situazione di totale abbandono con altre masse di rifiuti pronte a cadere nel calanco sottostante. Nonostante l'orografia molto accidentata, secondo l'associazione ambientalista, non ci sono scusanti rispetto ai ritardi macroscopici del comune di Guardia Grele, che ha l'obbligo da anni di risolvere la questione. In questo sito, che è una vecchia discarica di rifiuti solidi urbani, qui vicino ce n'è anche un'altra dove buttavano addirittura direttamente nel calanco i rifiuti. Per decenni questo è accaduto e adesso sul torrente Laio praticamente i rifiuti stanno cadendo ormai da molti anni. Già le prime proteste ci furono negli anni, primi anni 90, con dei dossier delle associazioni ambientaliste, e questi rifiuti appestano quest'area. Ci sono stati anche delle analisi che hanno rilevato contaminazione dell'acqua sotterranea. Si stimano, non sto scherzando, 4 milioni e mezzo di metri cubi di rifiuti misti ad argilla al terreno, e
vanno verso valle, vanno verso l'Aventino, questo è il torrente Laio, che è un affluente dell'Aventino, che a sua volta è un affluente del Sangro. Ecco, una situazione a cui bisogna assolutamente porre rimedio. Oggi a Montesilvano si è svolto il primo congresso regionale della funzione pubblica CGIL Abruzzo Molise per l'elezione dei nuovi vertici regionali. Congresso regionale della funzione pubblica Abruzzo della CGIL oggi a Montesilvano per rinnovare gli organi regionali, ma anche per fare il punto della situazione di quello che accade nella nostra regione. Siamo con Fabrizio Rossetti, segretario nazionale funzione pubblica CGIL. Qual è la situazione in Abruzzo? Sì, innanzitutto questo è il primo congresso costitutivo della nuova struttura che accorpa l'ex Abruzzo e il Molise, e quindi ha un valore ulteriore l'appuntamento, non solo perché è un'occasione di dibattito, ma perché per la prima volta le due regioni iniziano a lavorare insieme e da oggi si daranno una struttura organizzativa per fare sempre meglio il lavoro di rappresentanza che noi intendiamo fare su tutti e due i territori. Poi il congresso è ovviamente un'occasione straordinaria di dibattito e confronto fra il gruppo dirigente. Oggi stiamo iniziando i lavori del congresso della funzione pubblica e il tema naturale è la qualità e lo stato di situazione del sistema dei servizi pubblici ai cittadini. Situazione che presenta delle criticità. Ne presenta tante purtroppo, ne presenta tante perché a valle di una lunghissima crisi che era stata preceduta anche da anni di politiche sbagliate, il sistema dei servizi ai cittadini che viene riconsegnato al Paese dopo appunto la crisi è un sistema più debole, più frastagliato e con una mission tutta da riconfermare e ricostruire. Innanzitutto chiediamo un cambiamento di rotta radicale nelle politiche che accompagnano l'implementazione dei servizi pubblici. In ragione di quello che ho detto, la crisi ha consegnato un sistema dei servizi pubblici in affanno, i cittadini hanno più bisogno di servizio pubblico e quindi c'è bisogno di inversione di tendenza e di rotta nelle politiche. E poi ovviamente chiediamo il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro che scadranno il 31 di dicembre. Stiamo aspettando la convocazione del ministro Bongiorno, promessa entro fine ottobre, è ancora non arrivata. Le notizie che ci giungono dal Parlamento col disegno di legge finanziaria non sono buone. Ed ora apriamo la pagina di sport e partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Questa sera alle 21 il Delfino ospita il Lecce all'Adriatico Cornacchia nel posticipo che chiude l'undicesima giornata. Direzione di gara affidata a Di Paolo della sezione di Avezzano, superato sabato dal Palermo. Il Pescara cerca 3 punti per tornare in vetta alla classifica del Grosso al posto di Ciofani. Dovrebbe essere l'unica novità tra i biancazzurri. Nel Lecce dei tanti ex mancherà Pettinari, mentre Bovo e Falco sono convocati ma partiranno dalla panchina. Sentiamo Andrea Costantini. 3 punti per presentarsi al big match del Barbera di domenica prossima al primo posto. Il Pescara cerca il controsorpasso in vetta ai danni del Palermo, ma per farlo dovrà battere un Lecce che è una matricola solo sulla carta, ma che per organico ha poco da invidiare a tante altre squadre di vertice. Non a caso la squadra di Fabio Liverani ha appena 3 punti in meno del Delfino. Beppi Pillone recupera Antonucci e con buone probabilità confermerà 10 undicesime della squadra di Cosenza con il ritorno tra i titolari di Del Grosso a sinistra. Gli lascia spazio Ciofani con Balzano riportato a destra. Il tecnico biancazzurro prosegue nella politica di dare poco peso alla classifica e presenta l'avversario di questa sera. No, la pressione no, nel senso che noi non dobbiamo... Sì, ma noi dobbiamo guardare il nostro percorso, non dobbiamo guardare la classifica come ho sempre detto. Andiamo avanti per la nostra strada, cerchiamo tutte le partite di tirar fuori il massimo, senza pensare a dove siamo, a cosa facciamo. No, pensiamo a fare risultati in tutte le partite che noi andiamo incontro, poi alla fine si tireranno le somme senza guardare la classifica, perché noi secondo me se guardiamo la classifica sbagliamo. Beh, l'avversario ha fatto una squadra per ambire alle prime posizioni, l'ha costruita anche bene, devo dire, la squadra, allenata bene, perciò è una partita come tutte quelle di Serie B difficilissima. È una squadra che sta anche in un buon momento adesso, però noi ci giochiamo la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
Della foltissima pattuglia di ex biancazzurri che militano nel Lecce non farà parte il bomber dello scorso anno del Pescara, Stefano Pettinari, fermato da un problema muscolare. Il solo Venuti partirà dal primo minuto. Gli altri, tra condizioni precarie e scelte tecniche, finiranno in panchina. Bovo, Falco, Fiamozzi, Di Matteo. La Mantia e Palombi guideranno l'attacco con il sostegno di Mancosu, miglior marcatore dei salentini con 5 reti al pari del biancazzurro e quasi omonimo Mancuso. Dubbio in mediana con Scavone non al top, nel caso pronta la conferma di Arrigoni con Petriccione e Tabanelli. Credo che meritano la posizione che hanno e saranno da qui alla fine comunque sempre dentro ai playoff. E noi dobbiamo fare una partita difficile sapendolo che è la terza in 8 giorni. E che quindi va fatta soprattutto con grandissima attenzione. È una squadra che ha nelle ripartenze un'arma micidiale, avendo giocatori di grandissima gamba. E naturalmente vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con Diretta Stadio, con Andrea Costantini e i suoi ospiti qui nello studio di TV6 e in diretta dall'Adriatico Cornacchia Paolo Renzetti per seguire proprio il posticipo dell'undicesima giornata di Serie B. Scendiamo di categoria, adesso andiamo in Serie C per parlare del Teramo. A Genore Maurizi conosce la prima sconfitta da allenatore. I biancorossi si fanno sorprendere dalla Fermana proprio quando erano rimasti in superiorità numerica e non riescono a sfruttare il predominio territoriale e alcune importanti palle gol. Con questo successo i marchigiani salgono al primo posto del girone B e il Teramo interrompe con Maurizi la striscia positiva di risultati. Sentiamo l'intervista chiaramente il servizio della partita di Ania Cantagalli. Si ferma dopo 4 vittorie tra campionato e Coppa Italia la marcia del Teramo, che cede il passo ad una Fermana che sale in testa alla classifica con il successo per 2-0 su biancorossi, complice il pari del Pordenone. Proietti la sorpresa nell'11 biancorosso. Il centrocampista del Pescara ha infatti convinto Maurizi dopo la buona prestazione in Coppa Italia, facendo di conseguenza sedere in panchina Ranieri. Conferme poi per tutti gli altri, con la Fermana che dall'altra parte deve rinunciare al capitano Comotto, a Da Silva, ex dell'incontro, e Cremona. È un primo tempo da emozioni molto scarse, con Caidi che al 27esimo avrà l'unica vera occasione della prima frazione. È proprio Proietti a servire da calcio di punizione il difensore, che però di testa non riesce a piazzare. La Fermana difende con tutti gli uomini dietro la linea della palla e di spazi ce ne sono davvero pochi. Ad inizio ripresa si fa male Piccioni, che lascia il campo per un problema all'adduttore a Barbuti. È proprio Barbuti che fa ripartire l'azione al quarto d'ora, che porta al doppio giallo per Soprano. Il difensore, già ammonito, ferma in maniera irregolare Bacio Terracino e dunque viene espulso. Nonostante però l'episodio a favore, il Teramo si ritrova sotto il 18esimo. Scrosta è infatti più rapido di Fiordaliso nel raccogliere e depositare in rete un calcio di punizione battuto molto distante rispetto alla porta. Maurizi di conseguenza ne cambia 3, facendo entrare Zecca, Ranieri e Ventolo. È proprio Zecca al 28esimo ad avere il pallone buono per pareggiare, servito ancora da Proietti, ma l'attaccante da buona posizione spara alto. E così puntuale arriva il gol dell'ex. Zerbo indovina l'angolo esatto per portare sul 2-0 la Fermana, con Lewandowski forse sorpreso dalla traiettoria del pallone. Per il Teramo arrivano così i titoli di coda, destino che non cambia con l'occasione che capita tra i piedi di Barbuti nel recupero, quando Ginestra dice no. Per il Teramo adesso il riscatto si chiama sfida casalinga contro l'Albino Leffe. Ma deluso no, perché comunque sì, nel senso dispiace moltissimo, soprattutto per la tanta gente di Teramo venuta qui fino a Fermo, ma è normale che la partita l'avamo gestita credo benissimo, e poi non siamo stati capaci di far girare gli episodi a nostro favore. Può succedere, ma adesso non ne facciamo un dramma, pensiamo alle prossime. Non c'era da esaltarsi prima, come dice lei, non c'era neanche da fare drammi adesso. Non c'è da fare drammi, c'è da solo da lavorare e continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi giorni con molta serenità e con la consapevolezza che siamo una buona squadra. Hanno fatto gol quasi subito dopo l'espulsione e sono andati su un piano a loro più congeniale, che era quello di un calcio più British, diciamo, che non strano, ma è così. E loro quello che volevano, noi volevamo il contrario, quindi ecco, forse sono stati bravi loro a portarlo dalla loro parte.
Adesso in Serie D finisce 1-1 l'atteso derby fra Avezzano e Francavilla. Al rigore di Cerone ha risposto il solito Palumbo. Buon punto per i giallorossi, mentre i marsicani restano ultimi e si protrae l'astinenza da vittorie. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Il derby della decima giornata tra Avezzano e Francavilla finisce 1-1. Sono i due giocatori di fantasia, Cerone da una parte e Palumbo dall'altra, a fissare il punteggio che a conti fatti va decisamente meglio agli ospiti. Difesa giovanissima per Paolo Racchini, che recupera Caffiero, che prova in panchina. Retroguardia under con il confermato Gallo accanto a Bosco. Davanti Cruz supportato da Molenda, Palumbo e De Costanzo. Avezzano con Crassa a sinistra e Deramo in mediana con Conti. Attacco guidato da Dos Santos con Alessandro, Cerone e Pellecchia. Padroni di casa subito in evidenza dopo due giri di lancette proprio con Alessandro, che salta a San Severino e serve il mancino di Cerone, su cui si supera, spacca prima che allontani Bosco. La risposta giallorossa col tracciante di poco al lato di De Costanzo e con quello al quinto di Palumbo, anch'esso fuori non di molto. Ma i biancoverdi di Giampaolo sembrano in palla, Deramo non trova la porta da lontano, ma è clamorosa l'occasione che capita a Jonathan Alessandro al quarto d'ora, sotto misura servito da Pellecchia, centra la traversa, spacca, praticamente battuto. Il De Marzia applaude, l'Avezzano attento in difesa su Cruz, che quando può riparte, specie sugli esterni. Come fa il 21esimo Pellecchia, che fulmina di Renzo in area, fallo del difensore che manda Cerone sul dischetto, penalty trasformato dal numero 10 per il gol che sblocca il derby e che galvanizza i padroni di casa, che un minuto dopo potrebbero calare il bis, ancora con Alessandro lanciato in campo aperto ma chiuso da Gallo al momento della conclusione. La reazione del Villa intorno alla mezz'ora, con la combinazione tra Cruz e Molenda conclusa da quest'ultimo con un diagonale che passa non lontano dal pallo destro di Fanti. Avezzano prova a farsi rivedere al 39esimo con Pellecchia per Dos Santos, ma il brasiliano colpisce male da buona posizione il servizio del compagno di squadra. Racchini lascia negli spogliatoi, allora Bosco per Caffiero, ma un Francavilla diverso, quello che torna in campo e che sfiora il pari al terzo minuto su una palla rubata da De Costanzo, con Palumbo che spara a botta sicura, ma è miracoloso Fanti a dirgli di no. Ospiti che inseriscono Sanchez per Molenda, ma l'uomo più pericoloso è sempre De Costanzo. Al quarto d'ora si incunea da sinistra prima della chiusura di Gianfelice, e poi a metà tempo scaglia di poco fuori una saetta sugli sviluppi di un corner calciato ancora da Palumbo. È l'anticamera del gol del pari, che arriva al 73esimo, sempre De Costanzo va via sull'out destro e serve a Palumbo un pallone che uno con il suo destro non può proprio sbagliare. Fanti immobile e 1-1, Avezzano gelato e che prova a rimettere il naso avanti al 75esimo con Alessandro, diagonale deviato da Gallo che termina la sua corsa di poco fuori. Ma è incredibile quello che fallisce Cerone al 34esimo dopo un'azione caparbia di Dos Santos. Il brasiliano si libera di Caffiero e appoggia al numero 10 un assist al bacio spedito incredibilmente fuori. Parte finale di gara con Cerone, protagonista ancora in negativo, perché all'82esimo invece di calciare in area inciampa sul pallone servitogli ancora da Pellecchia, che un minuto più tardi si mette in proprio e scalda i guanti di spacca sul primo palo. È l'ultima emozione della partita, il Villa si conferma squadra di alto profilo anche in una trasferta complicata, mentre per l'Avezzano continuano le difficoltà in un campionato che si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Quando la vinceva una partita? Bastano 4 minuti al Notaresco per mandare al tappeto il campo basso. Il bomber Minella colpisce due volte la squadra di Cudini, dà continuità al suo inizio da sogno, scalza dal terzo posto la San Giustese e si avvicina al duo di vetta, complici le sconfitte di Matelica e Cesena. Diamo il servizio di Stefano Recanati. Bastano 3 minuti e una doppietta di Santiago Minella al Notaresco per avere la meglio del Campobasso, che paga un avvio di gara disastroso. Prima del match e davanti a quasi 300 spettatori, una targa ricordo è stata consegnata dai tifosi del Notaresco a Pietro Sfoglia, storico dirigente della squadra rossoblù per i suoi 25 anni di instancabile passione per questa società. Il Notaresco, dopo l'ottima prova contro la capolista Matelica, riceve al Vincenzo Savini il Campobasso reduce dallo scivolone interno contro il Pineto. Mister Cudini deve rinunciare all'influenzato La Barba, affidandosi al solito 4-3-3 con Blando in mediana e al tridente Moretti, Minella e Liguori. Rispondono i
napolitani di mister Mandragora con il 4-4-2 con l'ex Vastesi all'occa in difesa e Giacobbe Cogliati in attacco. Avvio super del Notaresco che dopo appena 1 minuto e 20 secondi è già in vantaggio. Sfonda sulla sinistra con Mozzoni che con un lancio millimetrico mette in moto Moretti che supera Spinelli e appoggia per Minella che a porta vuota porta in vantaggio la squadra di casa. Ma l'avvio per la squadra del presidente Di Giovanni è super. Infatti al quarto minuto raddoppia ancora con Santiago Minella. È bravo sulla sinistra Liguori che converge e calcia in porta. Sposito non è perfetto nella risposta, così l'attaccante argentino ringrazia e sigla il 2-0 e il suo settimo sigillo in campionato. Il campo basso è stordito da questo avvio del Notaresco che al quindicesimo va vicino al Triscon Bontà che calcia dai 30 metri ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Per vedere la prima sortita offensiva del campo basso dobbiamo aspettare il ventesimo quando Dadalt scende sulla sinistra ma il suo cross dalla linea di fondo chiama la respinta di pugno l'attento Monti. Al venticinquesimo è ancora campo basso, ancora con Dadalt, dalla sinistra converge all'interno del campo e di destro calcia chiamando alla risposta in due tempi Monti. Al trentunesimo il campo basso recrimina per un rigore quando in aria vanno a contatto Cogliati e Monti, ma per Milan Silvera di Valdarno non ci sono gli estremi per il rigore, ma solo calcio d'angolo. Sugli sviluppi dello stesso è Magri a colpire il palo. Ma il campo basso c'è e si fa vedere ancora al 35esimo, errore di Mozzoni in disimpegno, ne approfitta Cogliati che supera Monti in uscita ma è Salvatore a negare la gioia del gol alla squadra molisana con un salvataggio la disperata sulla linea di porta. La ripresa parte subito con un'occasione per il Notaresco quando al secondo minuto è Liguori direttamente da calcio piazzato a chiamare all'intervento in angolo l'estremo ospite Esposito. Il primo cambio della partita lo effettua Mandragora che manda in campo Minchillo per Merio. Al decimo è anche Cudini a pescare dalla panchina mandando in campo Marcelli per Liguori passando così al 4-4-2 andando a rinforzare il reparto di centrocampo ed è proprio il neo entrato ad avere l'occasione per il Tris ma in area il suo tiro viene rimpallato da un difensore. Al 19esimo finisce la partita di Santiago Minella salutato con un lungo applauso al suo posto Manari. Al 22esimo arriva la risposta ospite con Giacobbe che all'interno dell'area di rigore chiama la super parata Monti sulla ribattuta Cogliati viene fermato in fuorigioco. Al 44esimo e Manari a tu per tu con Sposito a divorarsi l'occasione per il Tris del Notaresco in una classica azione di contropiede. Finisce dopo 4 minuti di recupero la gara del Vincenzo Savini con il Notaresco che complice le sconfitte di Matelica e Cesena si riporta a meno 3 dal primo posto e sabato in anticipo la sfida con il Francavilla. Il Campobasso perde così la seconda partita consecutiva con la società che continua il suo silenzio stampa e i tifosi uscito con anticipo dal Savini a sottolineare un periodo negativo per la squadra di Mandragora. Prima vittoria casalinga in campionato per la Vastese che batte la Savignanese con un gol per tempo di Leonetti e Giampaolo in una gara ricca di occasioni da gol. Vediamo. Arriva con la Savignanese la seconda vittoria stagionale per la Vastese, la prima degli aragonesi dinanzi ai propri tifosi. La squadra del presidente Franco Bolami si è imposta con il più classico dei risultati 2-0 al termine di un match tutt'altro che semplice al cospetto di un avversario mai domo. Biancorossi in campo con il 4-3-3, ancora in tribuna Ridolfi per scelta tecnica, ospiti che rispondono con il 4-4-2. Squadra di casa all'assalto in gol già al decimo minuto con Palestini che però non può esultare per l'annullamento di De Capo Adinola per un giusto fuorigioco. Fiore e compagni attaccano sin dalle prime battute senza soluzione di continuità, pur non riuscendo però a creare dei veri e propri pericoli dalle parti di Pazzini fino al 23esimo quando Sciba dai 20 metri conclude fuori. Al 25esimo dalla distanza ci prova Stivaletta ma il tiro è centrale con l'estremo ospite che blocca senza problemi. Clamorosa poi l'opportunità che capita ai romagnoli alla mezz'ora con Longobardi che in area abruzzese colpisce il palo pieno. Dopo lo scampato pericolo i ragazzi del presidente Bolami ricominciano a premere ma al 35esimo è ancora Longobardi a due passi da Selva a divorarsi il gol dell'1-0. Al 37esimo pareggio per il computo dei Legni con il palo colpito da Sciba e poi sul proseguimento dell'azione con il tiro di Leonetti che spedisce però la sfera sopra la traversa. Il finale di primo tempo è però foriero di belle notizie per i biancorossi di casa che al 42esimo trovano il vantaggio con Leonetti che su cross di Stivaletta beffa Pazzini per l'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa buon avvio dei locali che al quarto si vedono con Leonetti che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti va a concludere dai 25 metri fuori dallo specchio della porta. Al decimo si rivede fra gli ospiti ancora Longobardi che fallisce una buona opportunità dalle parti di Selva. Si fa preferire in questa fase di gara la squadra di mister Farnetti che spinge alla ricerca del pari. Al ventesimo arriva il raddoppio con
Shiba, ma ancora una volta c'è l'annullamento del direttore di gara per fuorigioco. La gara resta così in bilico con Shiba che si divora poi alla mezz'ora il gol del 2-0 calciando debolmente su Pazzini, e con gli ospiti che sul capovolgimento di fronte con Francesco Manuzzi trovano il quasi gol, ma Selva è attento e salva, porta il risultato. Il finale di gara è palpitante con al 34esimo il primo cambio locale e con Giampaolo in campo per Fiore, e con il neoentrato che 5 minuti dopo trova il raddoppio con un gol di pregevole fattura che fa esplodere la gioia della curva d'Avalos. Sul 2-0 la Savignanese non ci sta e al 41esimo è sempre Longobardi, questa volta su punizione, a chiamare Selva al salvataggio in angolo. Ancora Savignanese al 45esimo con Gasperoni che calcia in area sopra la traversa. E poi il palo esterno al 93esimo di Giampaolo prima del triplice fischio finale di De Capo a Dinola, con i biancorossi che festeggiano la conquista di 3 punti di inestimabile valore. Lasciamo lo sport e torniamo per un attimo alla cronaca in chiusura di telegiornale. Andiamo in diretta dal Tribunale di Pescara con Paolo Renzetti, perché questo pomeriggio c'è un incontro in procura fra i magistrati e il comitato vittime di Rigopiano. Allora andiamo da Paolo Renzetti in diretta da Pescara. Buongiorno Paolo, vedo insomma che non c'è nessuno alle tue spalle, evidentemente sono già entrati i rappresentanti del comitato. Sì, buongiorno innanzitutto Alfredo, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. No, diciamo che stanno arrivando adesso in questi momenti, in questi minuti, i familiari delle vittime di Rigopiano per questo incontro previsto proprio questo pomeriggio a Palazzo di Giustizia, alle mie spalle con il procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e con il suo vice Papalia, che stanno conducendo le indagini per quanto riguarda proprio la tragedia di Rigopiano, un incontro richiesto dai parenti probabilmente, anzi sicuramente, per fare il punto della situazione su quella che è l'inchiesta, su quelle che sono le indagini, e per sapere dunque qual è la situazione al momento. Stanno arrivando proprio alla spicciolata in questi minuti alcuni parenti delle vittime, ovviamente sono alle nostre spalle perché il parcheggio è proprio di fronte a noi, quindi dalle immagini non li vedete. Io vedo se è possibile chiamare un attimo Gianluca Tanda che sta parlando con alcuni parenti delle vittime. Vediamo Alfredo se riusciamo a raggiungerlo un secondo, che sta salutando alcuni dei parenti, ci ha fatto cenno che ci raggiungerà tra qualche istante, quindi ovviamente pazientiamo qualche secondo. Eccolo qui Gianluca Tanda, che ovviamente ringraziamo per averci raggiunto in postazione, grazie, buonasera. Buonasera a lei. Allora, c'è questo incontro che ci sarà tra brevissimo qui in procura con il procuratore capo Massimiliano Serpi, con il procuratore aggiunto dottor Papalia, per fare un po' il punto della situazione. Cosa chiederete al procuratore di Pescara? Beh, appunto chiediamo a che punto sono le indagini. Ci avevamo dato appuntamento metà ottobre, abbiamo aspettato altri 15 giorni, oggi ci deve dire qualcosina in più. Non sopportiamo più questa attesa, dobbiamo sapere qualcosa in più. Noi siamo rimasti a quel tragico 18 gennaio e vorremmo sapere qualcosa di più, anche dagli sviluppi, gli ultimi sviluppi da un'inchiesta giornalistica che sono emersi per il fatto di Ricotte, anche prima della tragedia, non solo il dopo. Dal telefonino del proprietario dell'hotel sono emersi alcuni dettagli che noi non conosciamo, ed altre cose importanti. Inchiesta che non è ancora chiusa. Non è chiusa, dobbiamo capire per quale motivo non è ancora chiusa. Se ci sono delle buone notizie per noi, per le indagini, allora aspettiamo, altrimenti che aspettiamo a fare? Vogliamo iniziare con questo processo, siamo pronti, siamo tanti, siamo uniti anche con gli altri comitati nazionali, abbiamo incontrato anche il ministro della giustizia, e al quale abbiamo dato delle nostre perplessità, abbiamo chiesto alcune cose, abbiamo fatto un documento tutti quanti insieme, abbiamo parlato su questo questi ultimi mesi. Uno su tutti è la prescrizione, vogliamo che venga abolita questa prescrizione, e mi sembra che in questi giorni si sta parlando proprio di questo, si sta occupando, trovando un po' di difficoltà, però confidiamo in lui.
Grazie davvero a Gianluca Tanda, proprio a pochi minuti dall'incontro con il procuratore di Pescara Massimiliano Serpi e con il procuratore aggiunto Papalia, qui incontro che ci sarà alle nostre spalle all'interno proprio della Procura della Repubblica. Alfredo, per il momento è tutto, se non ci sono domande possiamo restituire la linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti per questo collegamento volante all'ultimo secondo del nostro telegiornale, grazie anche a Loris Bennato per la collaborazione tecnica. Adesso chiudiamo qui questa edizione del TG6 che ovviamente si aggiorna alle ore 19 con anche il resoconto di quanto accaduto nell'incontro in procura questo pomeriggio fra i magistrati che indagano su Rigopiano e il comitato vittime, il comitato dei familiari delle vittime. Davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.